Il governo stanzia 3 milioni di euro per la nuova casa dello studente a Teramo e la città torna a sognare in grande. Forse questo è il primo progetto che segna il rilancio di questa città. È il primo progetto di un quadro progettuale ancora più ampio, molto più ampio, che vedrà, io auspico già nel prossimo anno, l'apertura di 3 cantieri formidabili: la Casa dello Studente, il recupero dell'ex manicomio, la realizzazione del polo agrobioveterinario in collaborazione fra Istituto Zooprofilattico e Università. Sono convinto che la portata strategica di questi progetti sia del tutto autoevidente: cambierà l'assetto dell'Università, io sono convinto che cambierà anche l'assetto della città. La nuova residenza universitaria sorgerà nell'edificio dell'ex rettorato di Viale Crucioli e il progetto prevede la riqualificazione dell'immobile storico e dell'intero quartiere. Le linee generali dell'intervento sono state illustrate alla cittadinanza dai vertici dell'AZU di Teramo, l'azienda per il diritto allo studio che gestirà l'intero progetto. Con la nuova casa dello studente, uno studente che arriverà a Teramo cosa avrà in più? L'obiettivo è di quelli di farli trovare in un ambiente gradevole, piacevole e accogliente. Tutta la struttura è una struttura molto complessa, ci sono vari aspetti. L'edificio principale, che poi è il logo di questa manifestazione, della presentazione appunto dell'accordo di programma, è l'edificio A, l'edificio prospiciente alla strada. Lo porteremo a un restauro filologico di tutto l'immobile, lo riporteremo agli anni 30. In quanto tempo sarà pronto? L'intervento, grazie a questo emendamento che è stato approvato di 3 milioni di euro, speriamo di poter iniziare per l'inizio di fine anno, il prossimo anno. La gara la farà la propria amministrazione provinciale, perché è centrale di committenza, quindi potremmo partire con un primo lotto immediatamente. Per il prossimo 2018 sicuramente potremmo partire, mentre invece per l'altro dovremmo aspettare gli altri lotti, dovremmo aspettare i decreti attuativi del decreto ministeriale, che potrebbero passare anche qualche anno.